C'è qualcuno che ha l'abitudine di realizzare degli spettacoli, delle recite con i bambini, per esempio a Natale? Ecco un'idea. C'era un bambino a Betlemme. Libro più CD con il copione, le canzoni e le basi musicali. C'erano una volta tre illustri viaggiatori in cammino dall'Oriente che cercavano un bambino appena nato e volevano portargli dei doni. C'era una piccola città chiamata Betlemme e quando i tre viaggiatori arrivarono lì, vollero convincere tutti gli altri abitanti ad andare con loro a trovare il bambino e magari a portargli dei doni. E allora tutti gli abitanti fecero a gara chi poteva portare il latte della capretta, il formaggio, il pane, dei panni puliti, tutti insieme d'accordo per andare ad aiutare il piccolo nuovo arrivato. E se tu mi dai una mano, ti darò una mano anch'io, tutti insieme aiuteremo chi ha bisogno più di noi. L'amicizia è un dono grande che col cuore si fa, con amore un aiuto si dà. C'era però anche una vecchina molto arcigna, antipatica e tanto tirchia. Lei non solo non volle proprio muoversi di casa per andare a trovare il bambino, ma non volle dare niente, nemmeno un dolcetto. Con lei non ci fu proprio niente da fare. Si chiuse in casa e arrivederci. Noi, noi, no, io mi faccio i fatti miei. Noi, noi, no, lei fa solo i fatti suoi. Noi, noi, no, io mi faccio i fatti miei. Noi, noi, no, lei fa solo i fatti suoi. Quando però a mezzanotte la vecchina si affacciò dalla finestra, vide uno spettacolo straordinario. Tantissime stelle nel cielo, angeli che cantavano e tutta la gente del paese che era intorno alla grotta. E si pentì tantissimo di non essere andata a trovare quel bambino così speciale. C'era un bambino a Betlemme, in una culla di paglia laggiù. La vecchina era talmente disperata che ricevette un regalo, una missione speciale da compiere tutti gli anni da allora in poi. Sarebbe andata a portare dolci e caramelle a tutti i bambini del mondo. La mezzanotte della festa dell'Epifania, cioè la festa di quei tre illustri viaggiatori che si chiamavano Magi. Come faccio a saperlo? È un segreto. Parto in quarta la Befana. Sfreccio tra le stelle e tra le antenne in fila indiana. È da tanto tempo che lei fa questo lavoro. Porta i dolci a tanti bimbi per il mondo intero. Pronta, partenza, si va. Partire per 3 ore fa la siesta. Se c'è pioggia oppure neve, porta anche l'ombrello. Niente può fermare.